Ci siamo! Sì! Ai! La giungla ci aspetta 4, ragazzi. Collaudando questo mio nuovo computer che ho preso, diciamo, qualche mesetto fa in sostituzione del mio vecchio HP che ha deciso di crepare. E nel frattempo è uscito anche un mio nuovo disco che si chiama Gli Altri Tempi, che potete trovare in giro questa session di prove live. È la quarta. Ah, ok, va bene, sì, scusate, mi sono un attimo ingrippato. È dai tempi dei pescatori solitari che non facevo una parlata del genere con il pubblico qui presente che mi ascolta e ci ascolta e mi segue via web. Un saluto a tutti voi. Bene. Dopo questa piccola introduzione vorrei iniziare con un brano che ho già fatto in un paio di session di questa giungla. Ci aspetta. E so che si sente un po' di cartone, ma abbiate pazienza. Poi se volete venirmi a sentire dal vivo, quando suonerò dal vivo, vi aspetto ben volentieri. E questa è Pozzo di Scienza, che è la traccia numero 5 di Gli Altri Tempi e che spero sia il mio prossimo singolo con relativo video, per cui mi rivolgo a una collega con cui sono stato al FLA 2014. Preparati perché ti voglio per il video di Pozzo di Scienza, cara fotografa. E non sei tu, quindi sei quell'altra. Non quella bella, quella. No, dai! Cristo, non si dice, ok. Va bene. Questo è il Pozzo di Scienza. Basta che chiacchierà a Biassuna. Su, 3, 4. Non riesco a dirlo, anche se saprei dirlo. Pozzo di Scienza, umiliami col tuo sapere. Ma arrivi tu.
Ok, questo era Pozzo di Scienza ed è il primo sorso d'acqua, ragazzi. Allora, caro Torelli, non ti scordare di riportare la borraccia a casa e di mettere la versione estesa della Desolazione di Smaug sulla chiavetta. Allora, mi è appena venuta in mente una cosa. Mia mamma qua ha lasciato la Bibbia. Magari vi leggo qualche passo della Bibbia mentre aspettiamo che arrivi Natale. E spero. Ah, cazzo, l'Esodo! Ok. Nell'attesa, se potete avere qualche minuto per. Avete qualche minuto da dedicare al vostro Signore Gesù Cristo, troviamo Ezechiele 25, 17. Che poi. Che allora. Sì. Perfetto, ottimo. Mi piace come idea. Ok, raga. Scusate la perdita di tempo. Volevo fare un saluto a tutti i miei sostenitori e anche a quanti sto sul cazzo. Cazzo. E che questo. Ah, ok. Questa si chiama ansia da prestazione ed è quella che sto avendo proprio adesso. E c'è il videoclip che ho girato qualche giorno fa, sabato scorso, in cameretta. E ok. Ed è il pezzo che apre gli altri tempi. E scusate, Rutti, è l'ultimo pezzo che ho scritto dopo Pio One Kenobi. Anzi, l'ho scritto, mi ricordo, qualche estate fa, quando mi sono Ferragosto, o qualche giorno tipo stavo al mare, cioè l'estate vado al mare con la chitarra, con la classica, e se tutto va bene, a Natale mi compro classica elettrificata per eventuali serate, che io vorrei richiedere qui, nell'ambito della Giungla Ci Aspetta 4, fatemi suonare, porco cazzo. Con questo riff AC/DC andiamo con l'ansia da prestazione. Thank you.
yes. Sbottoniamo la camicia, tiriamoci fuori tutte cose. Ok. Questa invece è la seconda traccia degli altri tempi che si chiama Lo spacciatore di profumi. Allora, io volevo comunque prima di procedere dire una cosa di ansia da prestazione, che ogni volta che guardo il TG1 mi incazzo perché dice una frega di puttanate. Infatti, durante il pezzo ho citato Mauro Fortini che, se avete presente quando vede di servizio al TG, è quello brutto che va sempre dietro a tipo a Beppe Grillo quando lo sta in intervista con la penna in bocca che fa capire lo gnorri. E quello è un grande, cazzo. Scopa le vecchie, ma è un grande. E ecco, no, giusto, stavo dicendo, ansia da prestazione. Che pure dici, capì, eco digitale. Perché quando sto in casa che un televisore sta a manetta in cucina e una manetta dentro le camere, si crea questa specie di effetto eco che è una cosa proprio che ti stordisce perché stanno sempre a manetta sti televisori. E poi capì, il TG1 mi fa incazzare, quindi eco digitale di televisori diversi sintonizzati a manetta sulle fiction della Rai. Poi il secondo pezzo, il secondo verso è molto capito, riprodursi senza freno, inquinare il mondo, penso sia eloquente. Cioè io non odio le persone, sono le persone che odiano me. Ok, no, va bene. Ok, vabbè, questo era pesante. E questo è lo spacciatore di profumi che volevo dedicare a Simone Catena Brown. E il bello della banda e a Andy Warrior, così. E questa mi è stata ispirata da questi napoletani che ogni tanto vengono, che ti buccate lo profumo. Cioè, questi che sono spacciatori di profumi da spaccio. Sperando che si sente tutte le stronzate che sto dicendo. Dunque ci aspetta 4, vai. Meglio. Ok.
preferisco la giungla, da tutta questa voglia di stare in mezzo a un'inutile confusione. Wow, mi che versiona, versionazza, mi è piaciuto. Era lo spacciatore, sì, perché specchietto è l'altra. Ok, salute, io qua bevo acqua, non sto bevendo alcolici, giuro mamma, ho promesso che bevo, mamma. Okay. Allora, che dire di questo brano che è stato il primo pezzo che ho tirato fuori per gli altri tempi, ovvero FRED, che sta per fanatici religiosi ed elefanti drogati, che teoricamente questo doveva essere il nome vero e proprio degli altri tempi, prima che mi era venuto in mente che volevo registrarlo sotto etichetta. Poi, non so perché, un giorno sono venuti Simone Catena e Andrea Battata in negozio e stavamo ascoltando un brano che ho registrato per il bello della banda. A un certo punto, capì, parte il coretto, io faccio tipo e battata angulo gli altri tempi proprio, e là è venuto fuori, no, era i tempi andati, e là insomma Andrea Battata ha ispirato il titolo degli altri tempi. E io farei un applauso Andrea Battata, perché è una grandissima persona, un grande uomo in tutti i sensi, anche un grande musicista, un grande batterista, e lo dico sul serio. Sto dicendo sul serio, adesso vedete la mia faccia emozionata. Mentre, tornando a parlare di scusate, fanatici religiosi ed elefanti drogati, oi, doveva essere il titolo degli altri tempi, quando avevo intenzione di registrarlo sotto qualche etichetta. Poi, siccome ho visto che il mondo delle etichette è molto selettivo, ho deciso di farlo per cazzi miei e di chiamarlo Gli altri tempi. Ora voi vi chiedete: perché fanatici religiosi ed elefanti drogati? Allora, questo nome mi è venuto in mente poco dopo veramente Obi-Wan Kenobi, che stavo andando in giro con la macchina e ho beccato il circo. E al circo che animali ci sono? Gli elefanti. E vedere questi elefanti proprio in cattività nel loro non ambiente naturale, pensavo questi sono elefanti drogati, poveracci, cioè. Infatti è un pezzo bello tirato, mi fa pensare a queste povere bestie incatenate che vogliono ribellarsi ma non possono, perché l'uomo è un figlio di puttana, come ho detto in Feed the Animals, che l'uomo e gli animali sono la stessa cosa e l'uomo è molto più animale dell'animale stesso. E qua proprio sto sforando proprio vette lucaromagnolesche.
d'altri tempi. E i fanatici religiosi, capì perché? Sempre questa cazzo di televisione c'erano, capì, ISIS, questi terroristi, fanatici religiosi ed elefanti drogati. Ed è anche un pezzo un po' contro la Chiesa. Perché ultimamente mi sono dato dei pezzi contro la Chiesa, ma in fondo sono un boy scout. Madonna, proprio povia. Mi sta venendo da vomitare, vi giuro. Non sono ubriaco, ma mi sta venendo da vomitare. E questa volevo dedicarla a Stefano Sergente e Sara Di Felice. Questa è Fanatici religiosi ed elefanti drogati. Parte finale.
questo brano della Bibbia che sarebbe Ezechiele 25-17, che come dicevo Tarantino ha preso solo la parte finale, culo che cazzo sta a fa. Al volo. Adesso veniamo a sempre un altro bel pezzo di cui c'è sempre il videoclip. Questi è. Allora, questa si intitola Perturbare le coscienze e comunque sembra un bel po' che la porto in giro e mi sa che l'ho anche suonata, sempre in un'altra giungla ci aspetta. E che dire, per questo è stato ispirato da tutto quello che mi succede a casa. Cioè, non vi credete che succede chissà che, però sono esperienze, cose che bene o male ti formano. E io non so, cioè, so che forse mi starò smerdando così, però boh. Cioè, sono comunque situazioni ed esperienze. Cioè, di più non posso dire e non vorrei dire, quindi. Cioè, pare una brutta cosa, ma non è vero. Cioè, ripeto, in fondo io sono bravo. Quindi. Ok, perturbare le coscienze, di cui c'è in giro un videoclip fantastico, per cui ringrazio Egon Spengler, Doc Brown, Indiana Jones, Generale Zod e che altro faceva? Oddio. Ah, mi sono scordato. Comunque Giustino Carchesio. Grande. Che ha fatto un bel lavoretto. Dove ho dato il massimo. Cioè, 4 riprese, ma sono state 4 riprese pazzesche. Ho fatto di tutto, poi quella col green screen fantastica che nel video è quello che sto tutti e quattro che sogniamo. E poi il finale che, anzi, per il finale ci terrei a ringraziare i tritati dei Caraibi, la trita, la spese più gradita, i la trita che in quel momento stavano provando e hanno fornito da involontaria colonna sonora per il finale del videoclip. E ci sarebbero anche delle altre persone che vorrei ringraziare. Voi sapete, vi ringrazio per il video di Perturbare le coscienze. Vi ringrazio di cuore per quello che avete fatto. E spero che possiamo rivederci in giro. E dedico questo pezzo, oltre che a Giustino, a Martina Suriani, a.k.a. Nadina Harley e Amedeo Bolletta. Cioè, proprio sto a fare ogni pezzo una dedica. Cioè, manco fosse Bonovox, cioè. Sono Gianluca Torelli, Alvaro Van Houten, mica cazzo, cioè. Iacri.
Yeah! Mamma mia, Metallica. Ok, Red Bone. Mi sa che c'era qualcuno che mi stava bussando alla porta e io cazzo c'ho paura. Allora, tutti i nerd che si trovano ad ascoltare in questo preciso istante, non so, ma lo conoscete il videogioco Five Nights at Freddy's? Ecco, se lo conoscete sappiate che fa cagare e mette l'ansia, porca troia. Per chi non lo conoscesse, in pratica voi siete il guardiano notturno di una pizzeria americana in cui ci sono dei simpaticissimi animatronics. Per chi non lo sapesse, sono dei pupazzi meccanici che hanno le fattezze di un coniglio, di un cica, che cazzo è, una specie di papera gallina, e di Freddy Fazbear, che sarebbe l'orsacchiotto. E c'è Foxy la volpe, che in pratica è un pirata con l'uncino. Ecco, voi per 5 notti da mezzanotte alle 6 nel videogioco dovete controllare i movimenti di questi pupazzoni che sono lì lì per saltarvi addosso e spappolarvi le cervella. Ok, va bene. Cioè, a me va a piangere. Cioè, a me va a piangere dalla paura, scusate. Oh, vedi. E quando vi attaccano questi pupazzi. In pratica, c'è comunque tipo la leggenda metropolitana che in pratica questi pupazzi sono posseduti dallo spirito dei bambini che un killer ha ucciso, e c'è anche il seguito che sarebbe Five Nights at Freddy's 2, 2, dove oltre ai vecchi pupazzi, ovvero il coniglio, la papera e coso, come cazzo si chiama, l'orsacchiotto, scusa Freddy, non uccidermi, e la volpe Foxy con l'uncino che ti si vuole mangiare. Infatti quella c'è la leggenda di che si è mangiato il cervello, il lobo frontale. Ci sono anche le versioni remasterizzate dei medesimi pupazzi. Vabbò, andateci a giocare, c'è la marionetta che non dovete svegliare. Cioè, il carillon dovete farla stare a dormire la marionetta, perché è quella che ha dato la vita ai pupazzi malefici. Questo è Specchietto per le anime. La dedico a Federico del Trappeto e Maria Dauria. Federico del Trappeto e Maria Dauria, questo è per voi. E anche a Shanna Schettini. Mattia Assenzio degli Ura e i giorni dell'Assenzio, vecchi e nuovi.
Mamma mia, sto perdendo tanto tempo, però mi fa piacere perché sta suonando. Ok, questa è Gli altri tempi, che in pratica è ispirata dal titolo dell'album e che ho scritto dopo che avevo finito l'album. E brevemente, perché visto che non c'è molto tempo, il testo l'ho scritto veramente di getto. La musica già ci stavo lavorando molto prima, cioè qualche settimana prima, e ho scritto forse una delle mie canzoni più belle, a detta mia. E il testo, vabbè, l'ascoltate se capite le parole. Comunque sta sulla pagina Bandcamp e mi sembra anche su SoundCloud. Cercate bonus track di altri tempi, mi sa che anche su YouTube sta. E a chi la dedichiamo gli altri tempi? A Giovanni Flamini, ok, a Giovanni Flamini alias Gio Batta, che me lo porto sempre nel cuore, e a Giada Di Bernardo e Marco Nepa, perché ci voglio bene, e vabbè, dai, anche Alessandro Fabrizio e Luisiana, vi voglio bene, e spero di rivedervi come negli altri tempi. Proprio c'è stato questo legato con il titolo del pezzo, ma non mi stinga a fa una sudata. E niente, Giada, ti volevo fare un rutto, ma te lo faccio dal vivo quando ci rivedremo. Thank you.
Fortini. Un'ora e un'ora adesso e vai raga, posso ufficialmente dire che posso fare un'ora di concerto fra stronzate e musica, evviva, yeah. Ok, sto gasatissimo, mancano ancora tre pezzi che sarebbero il gran finale, perché abbiamo finito la parte degli altri tempi con gli altri tempi. E io mo in programma ci avrei una cover di Bob Emalle, che la voglio fare bella veloce veloce e spedita spedita. E dunque c'è Nevermore, facciamo al quinto, capi, perché al quinto la facevo. Faccio questa cover di Bob Marley perché c'è una iniziativa che sta per iniziare il 1° dicembre, ovvero il calendario del avvento, scritto AVHento. In pratica ogni giorno dal 1° dicembre fino al giorno di Natale ci sarà una piccola chicca, una piccola, sì, al giorno, fra demo, strumentali, pezzi vecchi, cover. E vi invito a seguire la pagina di Facebook, sperando che si sentita. Vi invito a seguire la pagina di Facebook, il calendario del AVHento, il calendario dell'avvento.
nell'attesa del Natale, e fra le chicche c'è una mia vecchia, una registrazione della cover di questo pezzo di Bob Marley, Natural Mystic, che l'avevo fatta ai veri inizi di quando avevo iniziato. Non mi stringa sfiate, ce l'ho fatta agli inizi, proprio inizi della mia lungimirante carriera di cantautore cazzaro. Intanto sento delle voci, veramente. E Natural Mystic, a chi volevo dedicarla? Una dolcissima ragazza che sta a Ferrara a studiare. Questo pezzo è per te, Lucia. Non vergognarti. Io ti voglio bene. Capito? Ti voglio bene. Perché non so se poi si sente, la devo dire almeno un paio di volte. Il testo. And there's a natural mist blowing through the air. If you listen carefully, you will hear. This could be the first summer, might as well be the last. Many more. Che mo sta uscì pure la cannabis legalizzata, probabilmente
prodotta dalla famiglia di Bob Marley. E questo vorrei dire: evviva Bob Marley ed evviva Lucia, ti voglio bene, Lucia. Torna presto, cazzo. Che questo cazzo. No, non si dice! Non si dice. Ok, ultimi due pezzi. Ok. Five Nights at Freddy's. Ok. Questa ci ho fatto. Velocemente su Natural Mystic l'ho suonata a Sulmona nel 2006, mi sembra. C'è anche la registrazione. Allora, del prossimo e penultimo pezzo che vado a suonare, ci avevo fatto un EP super single, Lucas Catefreghe, eccetera, eccetera. Ovvero, io sono il mietitore che voglio dedicare di cuore a Tristo Mietitore che ho su Facebook. Non rivelerò mai la tua identità, però so chi sei, quindi questo è per te, Tristo Mietitore. E sì, volevo dedicarla anche all'analogica, ovvero Bip, no, no, ok, l'analogica. Bip perché non volevo dire il tuo nome vero, però sanno chi sei. Perché mi hai detto che questo è uno dei tuoi brani preferiti? L'appello disperato di J.J. Abrams. Ah, sì, ok. Ok, no, là è lui. Lana. Tu mi hai detto che ti piaceva sto brano. E colgo l'occasione per chiederti scusa. Così. Uno scusa in generale perché. Così. Scusa. E volevo anche dedicarla a Mutoid e Manubrio il prossimo brano. E anche, anzi, vabbè, Kamikaze è il prossimo. Però solo per la canzone, il testo no. Ok, dopo questa lunga serie di puttanate. Sì, lo so che fra un po' vado. Ok, guardiamo proprio veloce, veloce, velocissimo. Facebook. Anzi, volevo salutare anche Marina Carluccio. Ok. Ciao Marina Carluccio, qualche giorno verrò giù a Vaste nelle Puglie. Ok.
era sto strillo, Dio santo. Ok. Ok, raga. Io inizio a ringraziarvi da adesso, prima dell'ultimo brano. Ok, è stata una bella giungla. Un'ora e un quarto di giungla ci aspetta. Spero di non avervi annoiato e non essermi appeso. Che abbiate gradito questo mio pensiero per voi. Perché, ripeto, in fondo io vi voglio bene. E anche se voi non me ne volete, non fa niente. Non me la prendo, però. Non me la prendo. E ok, visto che siamo pure quasi sotto Natale, vi auguro pure buon Natale in anticipo, cioè vi ricordo che il 29 dicembre io compio 30 anni e vediamo se organizzo qualcosa, una festicciola, una bevuta insieme, una suonata insieme, spero qualcos'altro pure insieme perché è anche ora per me che mi sbrighe, perché tanto io voglio solo farlo, non voglio fare figli. Scusate se lo dico, ma questi è questi è ok. E allora, questo brano è il mio ultimo brano per oggi e vabbè, penso non ci sono tante bisogno di presentazioni. Se mi conoscete, se spesso mi siete venuti a sentire quelle poche volte che ho suonato, questo è il brano di Gianluca Torelli Alvaro Van Houten, ovvero Divano Dorato. E Divano Dorato oggi volevo dedicarla la canzone, non il testo, ci tengo a precisare, a Miss Benedetta Spaghetti Legs La Penna, Kamikaze Johan e Giada Scarlett Starinieri e anche vabbè Giovanni Urisci, Lorenzo Laziale, Fabio Di Nico, eccetera eccetera, Gian Bozzi. Spero di rivedervi in questi giorni. E anche a Ilario Iacoboni, che non so dove è finito. Ok, vi dedico Divano Dorato, la canzone, ma non il testo, perché il testo è quello che è. E con questa vi saluto, faccio dei brevi saluti alla fine e dei brevi ringraziamenti. Ok, ci proviamo. Madonna, fintissimo proprio, cioè, quando cazzo sono finto? Ma non è vero! Cioè, io mi sono aperto con questa giungla, ci aspetta 4. Più del solito. Cioè, così proprio mi sono impazzito. Io l'ho detto, io ho due personalità, io ho due facce diverse. C'è Alvaro Van Houten e Gianluca Torelli. Gianluca Torelli è un codardo. Alvaro Van Houten è Alvaro Van Houten. E ci fai sentire una merda, il modo con cui te la ricredi, per tutte quelle volte che avrei voluto cagarti su quel tuo bel divano dorato e non cagarti in faccia. Tutto come no,
farfalla. Per tutte quelle volte che mi tocca tornare con la coda tra le gambe. Chissà se che. E vai al turismo disinteressato. Cosa cazzo me ne fotte se tu fai meno di me e lo rinfacciate come se fosse anormale. Il modo con cui te la ricredi per tutte quelle volte che avrei voluto cagarti su quel tuo divano dorato e non cagarti in faccia. Basta, finiscila. Dio cazzo, non si dice. Grazie, e questa era La Giungla Ci Aspetta 4, e chissà se ne farò altri di La Giungla Ci Aspetta 4. Ho fatto un casino della Madonna, mo fra un po' mi vengono a denunciare per atti osceni in luogo pubblico e schiamazzi. E grazie ancora, voglio buon Natale, buonanotte, grazie ancora a tutti, amici, fans, familiari, chi più ne ha più ne metta, gente che incontro lungo la via mi ferma, oh quando sei brava, anche se non lo intende sul serio. E maglio, con questo ci ho dato, mani in alto e culo in basso, e ci vediamo a campo basso, raga. Grazie ancora, è stato un grande piacere condividere con voi questo mio momento di passione, perché la musica sa da fa e basta, senza le pippe. Grazie ancora, ciao a tutti, e viva la giungla, e buon Natale. Ciao, ciao, ciao! E non vi scordate che il 29 faccio 30 anni. Ciao! Stop!